Nessun automatismo tra eventuali casi di positività al Covid di alunni o docenti e la messa in quarantena di una classe o di un'intera scuola. A scanso di equivoci lo dice chiaramente il direttore dell'ULSTRA Serenissima Giuseppe Dalben, che a 10 giorni dalla riapertura delle scuole traccia un primo bilancio sull'impatto del virus nelle scuole veneziane e su come gli istituti hanno affrontato il delicato avvio del nuovo anno scolastico. Dai 1670 tamponi prescritti dai pediatri di famiglia sulla popolazione in età scolare, che va dai nidi fino alle scuole superiori ed è distribuita su 175 istituti scolastici che ospitano al loro interno quasi 98.000 studenti, sono state riscontrate solo 13 casi di positività, più altri 3 casi tra gli operatori scolastici. In base al protocollo seguito dall'ULS veneziana, una volta riscontrata una positività si mette immediatamente in moto l'indagine epidemiologica e vengono messi in quarantena solo i contatti più stretti. Da un'indagine più approfondita, solo su un caso dei 16 inizialmente accertati, è stata poi confermata la diagnosi di positività al coronavirus, che ha portato alla messa in quarantena di 40 persone venute in contatto con il soggetto, risultato positivo anche se asintomatico. Ogni caso fa storia a sé. Non è automatico il fatto caso positivo, classe in quarantena, ma comanda appunto l'esame attento da parte dei nostri tecnici che valutano tutte le condizioni in cui si è sviluppata quella positività e che insieme all'autorità scolastica decide il da farsi. Quindi non c'è un automatismo soggetto positivo, classe in quarantena, ma c'è appunto attenzione a quel caso, a quella persona, a quel soggetto, su come ha sviluppato la sua positività, su chi è stato in contatto, quanto tempo e così via. E questo è un dato importante, insomma, ecco. Di fronte a sintomi influenzali lievi riscontrati in classe, i genitori di un alunno possono autocertificare la negatività al tampone se precedentemente effettuato, allegando le dichiarazioni del pediatra che confermi l'assenza di un rischio di contagio da Covid. Dai dati forniti dall'ULSTRA Serenissima, complessivamente le scuole veneziane hanno superato positivamente lo stress test rappresentato dalla riapertura delle aule, ciò che fa ben sperare sulla regolare continuazione dell'anno scolastico. C'è molta attenzione da parte delle scuole, un'attenzione che si è sviluppata attraverso dei confronti, degli incontri con l'azienda sanitaria. Ricordo che ci sono dei referenti Covid per ogni scuola e dei referenti Covid anche in azienda sanitaria. Abbiamo sviluppato insieme dei percorsi di formazione e di organizzazione all'interno delle scuole, quindi direi che la logistica scolastica, l'attenzione da parte dell'autorità scolastica è attualmente molto positiva.